Una Nissan Micra non si ferma allo stop, è il pullman delle Ferrovie Sud-Est proveniente da San Pietro Vernotico. Per evitare l'impatto si scontra frontalmente con una Fiat Punto. E questa è la dinamica dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Complanare che collega il quartiere La Rosa con il quartiere Santeria, all'altezza dello svincolo per Lecce. Una Nissan Micra guidata da una donna con disabilità si metteva sulla Complanare direzione La Rosa. La vettura aveva già superato il segnale di stop, non accorgendosi del sovraggiungere dalla sinistra del pullman proveniente da San Pietro. L'autista non ha potuto fare altro che impattare con il veicolo e per evitare maggiori danni il pullman ha invaso la corsia opposta dove sovraggiungeva una Punto guidata da un uomo con a bordo una mamma con la sua bambina di 2 anni. Per fortuna solo danni materiali, nessun ferito di rilievo. La bambina era comunque assicurata al seggiolino posteriore. Solo spavento, per fortuna, anche a bordo del pullman, con un gruppo di ragazzi che tornava verso San Pancrazio. Sul posto, gli agenti della Polizia Municipale di Brindisi per la viabilità e la ricostruzione del sinistro.